Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui perché qualcuno sta per ricevere un qualcosa che è in realtà che io utile. Non lo so però. Lei non lo sa cos'è. Tu hai idea di che cosa io ti stia per dare? No. No. Allora, praticamente tra poco sarà Pasqua e questo vuol dire che passeremo molto tempo fuori in giardino, giusto? Sì. Ok. È qualcosa da giocare? Adesso vedrai. Praticamente che cosa è successo? Avverto già ieri, amore mio, ieri vi ho detto, nel video di ieri appunto, vi ho detto che ci sarebbe stato qualcosa di grande in giardino. Vi dico già che no, non è la piscina la cosa grande e no, non è la cosa che vedrete oggi, la cosa per il giardino grande. Ciao, tu che ti lamenti? Ma io lo so che cos'è la sorpresa. Eh? Lo so che cos'è la sorpresa. Che cos'è la sorpresa? Questa. Questa è effettivamente è stata una bella, bella sorpresa, patatina. Comunque scusate che l'area è sporca, ma abbiamo fatto dei lavoretti con i pennarelli. Lascio l'area qua dentro e io vado a prendere le cose insieme a Zoe. Tieni gli occhi chiusi. Gli occhi chiusi. Bene, sì, stavamo guardando Tarzan in tutto questo. Spero davvero che a Lara piacerà. Chiudi gli occhi. Aspetta che prendo Zoe in braccio, non girarti. Aspetta che ti devo dare a Zoe il ciuccio. Qua. Sì. Apri gli occhi. Allora. Aspetta, aspetta. Ok, questo è molto bello, fin qua ci siamo. Però non ti stai domandando. Aspetta, fermati. No, ferma, non lo puoi toccare, ferma. Allora, intanto questo... Sì, intanto questo è stato ice cream, molto bello. Ice cream. Gelato. Sì. Wow, quanti. Che belle. Adesso mettiamo gli stickers, lo sistemiamo e ci vediamo tra un attimo. Che ne pensi? È veramente bello, vero? Sì. È veramente figo. Allora, però qui io dobbiamo mettere. Che cosa stai mettendo? Gli stickers. Gli stickers. Mancano qui sulla fragolina gli stickers. Eh sì, gli stickers fragola sono quelli. Ma... Eh sì. Oh oh. Devo mettere anche dall'altra parte. Sì. Sì, però, Lara, tutto bello, tutto giusto, no? Però non pensi che c'è anche un altro regalo lì? Sì? Sì, però... Vabbè, cerco dopo. Ok, eri molto interessata a questo. Non sei interessata a capire che cosa serve? Sì. E se ti dicessi di chiudere gli occhi di nuovo? Benvenuta nel tuo carroncino dei gelati! Vuole qualche gelato? Beh... Sì. Devo finire di metterli. Sì. Certo che sì. Ma è bellissimo il carrettino dei gelati. Adesso ci farei fare il tour, eh? Sì. Guarda un po'. Questo si mette per così. Così da qua vendi i gelati. Dove sei? Oh! Sono qui. Ciao Lara, sembrava un po' più grande da Amazon, ma li portate che ti piace? Sì, tanto. Qui c'è anche una bambina. Sì, disegnata. Oh, che figo. Wow, sembra proprio di stare in un carretto per i gelati. Adesso ci facciamo entrare anche la sua. Toc toc. Oh, si può? Sì. Oh, Zoe, non certo. Ti puoi mangiare la tenda. Però non è ancora finito. Zoe si sta mangiando la tenda. Questo lo possiamo anche tenere aperto. Così. Oh, ma c'è quello... Questo è per non tenerlo farlo. Ancora più aperto. Guarda intorno. Com'è? Oddio! E dove sei? Wow!
ciao, se sono anch'io. Oh, oh, oh. Zoe, dove vai? Zoe? Che carine! Oddio! Ho terrore la gamba! Oddio, quanto pesa questa bambina! Quanto pesi! È il primo gioco che fate insieme! Ma che bello! Mamma, mettili dall'altra parte che è pronto. Ma sbaglio, questo era il rumore del camioncino dei gelati? Sì! Salve signora! Buonasera, buonasera! Buonasera. Possiamo avere per caso questi gelati qui? Ma certo, lei vuole un lecca lecca o la fragola? La fragola. Sì. No, quello è un brownies. Sì, sì. Quello con bianco con sopra il cioccolato, quello questo. Voglio. Quello, signore limoni! Quello, sopra, l'altra parte, signora! Quale vuole, questo? Sì! Alleluia! La ringrazio. La ringrazio, questo è per lei. Due! Puoi, è per te. Ecco a lei. Oh, la ringrazio. Grazie mille, è chiuso. Com'è chiuso? Ma io non l'ho pagato. Signore, è arrivato un intruso. Signora, l'intruso se ne sta andando. Questo sta tornando, signora. Browns. Signora, l'intruso sta per farle un agguato. Signora. Signora, sono sicura che l'intruso le sta per fare un agguato. Dove? Signora, penso che stia dall'altra parte. Ehi! Oddio, gli hai fatto dare una capocciata, Lara! Buongiorno! Ciao, Reginald! No, ecco, ok, forse. Guarda, ma signora, cioè, ci dà lei le cose da mangiare insieme al suo gatto? Vi do qualcosa da mangiare. Cosa vuoi fare? Reginald, mi puoi servire della pasta anche tu? Allora, mamma, ma dove è andato? Vi do questo. Ma dove va, Reginald? Allora... Ma signora, ma quanti clienti ha, scusi? Tanti. Ma posso avere la priorità? Certo. Guardi che sta per entrare anche questa... Ma scusi, ma lascia entrare tutti nella sua cucina? Penso che ci sia un problema. Che? Alà, il gatto sta là dietro e sento che fa boom, boom, boom. Sta dietro al mobile. Reggi? No, che eccola che è andata... Reggi? Oddio, non mi dica che sta incastrato. Oddio no, te prego, non de novo. Reggi. Scusami, la gelateria. Controlla un attimo. Reggi. No, non sta là dietro. È entrato nei cassetti allora. Controlla sopra. No. Controlla sotto. No. Piano, casomai gli fai male se sta là in mezzo. No. No. Allora, però deve stare per forza lì il gatto, calcola. Ah, sì, infatti, te l'ho detto che stava lì. Reggi, te l'ho detto. Che scemo, il nido di un gatto. Te l'ho detto che stava lì. Guarda, mo lo rifà, guarda che scemo. Che scemo, guarda, mo lo rifà, guarda. Vedo la tua coda. Reginald, ti vediamo. Reggi. Dove sta la... No. Lasciagli il tempo di entrare, però. Sì, bomba. Che poi non ho ancora capito come fa ad entrare. Dietro mica è bucato. Che stato, dove caspita lo trova l'appiglio per entrare? Nah, lampo, è rimasto dietro. Prova a riaprire quell'altro. Qual è? Quello di prima. Questo. No, l'ultimo, quello dove l'hai trovato prima. Non è andato. E dove è andato? Dove sta? Dov'è? È lì. Lì dove? Lì. Oh signore! Reggi! Ma dove caspita stavi? Oh mio Dio! Qua. La mia pianta! Oh mio Dio! C'era la mia pianta!
scemo tutto. Che ha Reginald? No. Che l'ha fatto? Ma l'ha proprio buttata giù. Quanto è scemo sto gatto. Ma è proprio il gatto più scemo doveva andare. Giuro che è una scena stupenda. No, questa no, perché se no, comunque seriamente, cioè, Reginald me la sta ammazzando sta pianta, porella. Comunque, se vedete che le cose qua dentro sono cambiate, non vi preoccupate, ho registrato tutto, ho fatto altri cambiamenti in casa e lo vedrete nel video di domani, perché abbiamo comprato dei mobili nuovi e tanto altro. E perdonate i capelli, ma sto per farmi una tinta, quindi aria di rinnovo, non lo so. Mamma, questa Pasqua la vivremo giocando e colorando e facendo cose nuove. Sì? Devi ordinare qualcos'altro. Certo, allora signora, mi può dare per favore un gelato? Ovviamente questo, come vi dicevo, andrà fuori, quindi Lara potrà giocarci fuori. Siamo fermati un attimo dal momento giochi perché c'è il momento pappa.